La guerra è una vera e propria tortura autoinflitta, lo ha ribadito Nico Piro, inviato Rai sugli scenari di guerra che affliggono il nostro pianeta. Il giornalista è intervenuto a Lodi nel salone Giannetta Musitelli del centro polivalente di via Paolo Gorini per presentare il suo ultimo volume dal titolo emblematico Maledetti pacifisti, dedicato a smantellare il pensiero unico bellicista che pervade tutto il mondo. Intervistato da Michela Sfondrini della libreria Sommaruga, Piero è partito da un dato di fatto inoppugnabile. Tutte le guerre, anche quella in atto tra Russia e Ucraina, non hanno mai risolto i problemi. Hanno lasciato solo una scia di sangue, distruzione ed odio difficili da superare. È per questo che, secondo il giornalista, occorre restare vigili ed attenti nei confronti di chi vuole imporre con la forza della disinformazione e della propaganda una visione parziale e non veritiera della realtà. Alla domanda cosa fare per superare il pensiero unico bellicista, Piro è stato chiaro: sollevare sempre e comunque dubbi e chiedere spiegazioni a chi le deve dare, a partire da chi prende decisioni per tutti, i politici. L'incontro si inseriva nel ciclo di conferenze organizzate da Cittadini contro la guerra e Comitato 5 Novembre contro la guerra per riflettere sul conflitto in atto tra Russia e Ucraina. Come ha comunicato Emanuele Maffi, sono già in programma altri due incontri, giovedì 20 aprile con Elisabetta Burba, giornalista investigativa milanese, e venerdì 5 maggio con Giorgio Beretta, analista del commercio nazionale ed internazionale.